percorre punto per punto tutti gli aspetti fondamentali dell'interazione tra un catalogatore e Wikidata. E per fare ciò partirò da questa pagina che ho usato in un recente corso di formazione rivolto ai catalogatori delle biblioteche della rete URBE. E in questa pagina, passando alla parte pratica, incontriamo innanzitutto la preparazione dell'account. Per questa preparazione dell'account ci sono delle specifiche istruzioni che si possono aprire in questa pagina e che sono specificamente queste, compresa la parte di script caratterizzati appunto da questo comando impro script da attivare, ma per questa parte non è necessaria una ripetizione poiché tutto ciò è mostrato in questo video di meno di 9 minuti e quindi si può rivedere tutta questa parte punto per punto in questo video che ho linkato anche qui. Quindi questo link è il medesimo e per tutta questa parte si può usare questo video. Vorrei mostrare invece questa ultima breve parte di preparazione dell'account che, come vedete, ho marcato come facoltativa. Per fare ciò basta aprire questo link proprio CommonJS, poi andare a creare questa pagina, copiare queste quattro righe di testo, incollarle in questa finestra, appaiono evidenziate in questo modo, e pubblicare la pagina. Queste righe di testo servono ad evidenziare alcune parti dell'elemento di Wikidata, come poi vedremo, e sono ovviamente ulteriormente personalizzabili. Dopo aver preparato l'account secondo le istruzioni fondamentali e volendo anche installando queste quattro righe di Common CSS, si può passare alla parte pratica, che dopo una spiegazione iniziale di come sono fatti gli elementi di Wikidata, quindi la struttura di un elemento e la struttura di una proprietà, passa alla parte pratica, rivedendo molto brevemente la struttura di un elemento, quella di una proprietà sostanzialmente molto simile e non ci serve in senso stretto. Un elemento è composto di quattro parti. La prima parte è costituita da questo box che è ulteriormente espandibile e ancora ulteriormente espandibile. Le righe sono le varie lingue, le colonne sono etichetta, descrizione e alias. Ovviamente non ho specificato che sto usando l'interfaccia in italiano, ma cliccando qui in cima posso eventualmente passarla ad un'altra lingua, come ad esempio l'inglese, dove appunto questi tre termini sono label, description and alias, also known as, ma io userò appunto l'interfaccia in italiano che adesso andrò a reinserire. Come si può vedere, il cambiamento richiede pochi secondi. Quindi l'etichetta in una data lingua, ad esempio l'etichetta in italiano, è la forma del nome di questa entità, che può essere una persona, un evento, un luogo e così via, la forma del nome meglio attestata dalle fonti più attendibili. La descrizione è una breve descrizione in linguaggio umano che serve soprattutto a disambiguare entità aventi la medesima etichetta. Ad esempio, esiste una sola entità con etichetta Esichio di Gerusalemme, ma esistono ad esempio più entità di nome Mario Rossi oppure Silvia Pellegrini, e in questo caso il ruolo della descrizione è fondamentale per l'essere umano, soprattutto per la disambiguazione. Tutti i dati presenti nella descrizione dovrebbero anche essere presenti nelle dichiarazioni sotto, nella parte inferiore dell'elemento, nella parte ancora più strutturata. Infine, gli alias sono forme alternative del nome usate dalle fonti di una certa lingua, ma comunque meno frequenti rispetto alla forma che è stata messa come etichetta. Quindi appunto,
forma preferita del nome, campo 100 del Mark 21, descrizione testuale, soprattutto a fini di disambiguazione, e forme alternative del nome, campo 400 del Mark 21, per le persone ovviamente. Scendendo abbiamo la seconda parte dell'elemento, ossia le dichiarazioni. Le dichiarazioni sono i dati strutturati relativi all'entità, e quindi l'entità è sempre il soggetto. Questa parte qui a sinistra è la proprietà che serve a fare da predicato, e poi a destra abbiamo l'oggetto della dichiarazione. Tutto può essere formalizzato sotto forma di triple. Una dichiarazione, una proprietà può avere più valori, per ogni valore si ha una singola dichiarazione. La dichiarazione può essere dotata di uno o più qualificatori, in questo caso vediamo un qualificatore che serve a precisare il valore principale. Vedete che i due valori principali di questa dichiarazione e di questa dichiarazione sono uguali, ma la seconda rispetto alla prima ha un qualificatore che invece appunto nella prima è assente. E poi le dichiarazioni possono, e soprattutto quando non sono dichiarazioni banali, dovrebbero avere uno o più riferimenti. In questo caso entrambe queste dichiarazioni hanno due riferimenti, riferimenti che a loro volta possono essere composti da più pezzettini. Qui vedete dei riferimenti composti da tre parti ciascuno. Anche proprietà che logicamente dovrebbero avere un solo valore, come ad esempio data di nascita, possono avere più valori, in questo caso si vedono tre valori, perché questi valori riflettono ciò che fonti distinte dichiarano. Ovviamente in questi casi in cui la proprietà dovrebbe logicamente avere un solo valore, è importante specificare un valore preferito, che qui vedete marcato con il rank preferito, ossia questa freccia rivolta verso l'alto, mentre gli altri valori hanno un rank normale. Quindi appunto Wikidata consente sia di registrare valori contrastanti per uno stesso dato, sia anche di marcare tra questi valori contrastanti un valore come preferito. Le dichiarazioni sono molteplici, e passando alla terza parte dell'elemento si tratta degli identificativi. Questo identificativo VIAF lo vedete evidenziato in azzurro grazie a ciò che ho attivato prima nel Common CSS. Nel Common CSS, tra le altre cose, ho impostato l'evidenziazione in azzurro del VIAF. Gli identificativi, dicevamo, sono la terza parte dell'elemento, sono anch'essi delle dichiarazioni, ma differiscono dalle altre dichiarazioni poiché forniscono non tanto dei dati fattuali, come ad esempio per una persona la data di nascita o la professione o la lingua in cui ha scritto, bensì forniscono un'equivalenza tra questo elemento di Wikidata, che ricordiamolo è identificato dalla lettera Q seguita da un numero, e altri database, ad esempio il VIAF, di cui qui vedete diciamo una non auspicabile moltiplicazione. Ovviamente ad ogni persona dovrebbe corrispondere in linea di massima un solo VIAF. Vedete un ISNI, ad esempio, anche qui l'ISNI è evidenziato in un colore diverso dagli altri perché l'abbiamo impostato in questo modo. Vedete gli identificativi di varie biblioteche, e scendendo ulteriormente vedete identificativi di altre biblioteche che non fanno parte del VIAF. Vedete identificativi ad esempio di enciclopedie oppure di database che non afferiscono a biblioteche, e così via. In Wikidata appunto gli identificativi sono l'altra caratteristica fondamentale degli elementi, oltre alle dichiarazioni. Da ultimo, scendendo in fondo all'elemento, avete visto passare in rosso, anzi arancione, Parsifal, e infine l'ultima parte dell'elemento sono i sitelink, ossia le interconnessioni tra l'elemento di Wikidata e le varie voci di Wikipedia oppure di altri progetti Wikimedia. Quindi appunto nell'elemento abbiamo una prima parte costituita da etichette, descrizioni e alias,
Poi le due parti più importanti, ossia le dichiarazioni che forniscono dati fattuali sull'entità e gli identificativi che invece forniscono l'equivalenza tra questa entità e la stessa entità in altri database online, e infine abbiamo visto gli identificativi qui in fondo all'elemento che legano appunto l'elemento di Wikidata ad altre voci nei progetti Wikimedia. Come abbiamo detto, l'elemento è identificato dalla lettera Q seguita da un numero, mentre le proprietà, ad esempio la proprietà di Parsifal, sono identificate dalla lettera P seguita da un numero. E le proprietà comunque hanno una struttura simile, anche le proprietà hanno etichette, descrizioni e alias, hanno un tipo di dato che mi dice come vanno utilizzate, hanno delle dichiarazioni che le descrivono, ad esempio la proprietà di Parsifal si usa per controllo di autorità su persone e su organizzazioni e così via, afferisce al catalogo Parsifal, aveva più di 800.000 identificativi il 6 febbraio di quest'anno. Qua ci sono alcuni esempi di come si può usare appunto la proprietà di Parsifal e così via. E poi la proprietà ha dei vincoli che mi dicono come va usata. In particolare la proprietà di Parsifal deve avere come valori dei numeri, si usa soltanto su esseri umani e su organizzazioni e dovrebbe avere una corrispondenza biunivoca con Wikidata, quindi 1 a 1, come ci indicano queste due proprietà. La prima, valore unico, indica che lo stesso identificativo di Parsifal deve essere presente in un solo elemento e non in più elementi. La seconda indica che lo stesso elemento dovrebbe avere un solo identificativo di Parsifal e non 2 o 3 o 4 identificativi di Parsifal. E quindi appunto questo è il modo in cui viene descritta una proprietà. A questo punto, dopo aver capito come sono strutturati gli elementi e le proprietà di Wikidata, siamo pronti per passare al lavoro pratico su Wikidata. Dunque, il nostro scopo fondamentale, come si può vedere al punto 0, è il fatto di riconciliare, ossia abbinare il maggior numero di voci di autorità del nostro catalogo. Prenderemo Parsifal come esempio, ma il nostro catalogo può essere anche un catalogo di una singola biblioteca, a patto che abbia un authority file visibile online, perché ovviamente noi connettiamo in particolare appunto le voci di autorità con gli elementi di Wikidata. Quindi appunto abbinare il maggior numero possibile di voci di autorità del proprio catalogo con elementi di Wikidata. Quindi la prima cosa che possiamo fare è aggiungere nuovi abbinamenti, e tendenzialmente è più facile e forse più utile aggiungere questi abbinamenti da Wikidata verso il proprio catalogo che non il contrario. Questo anche perché, ad esempio, è facile importare da Wikidata al proprio catalogo questi abbinamenti se si vuole averli da entrambe le parti. Quindi noi vedremo, oltre a ciò si aggiunge il fatto che io ovviamente non posso modificare cataloghi di biblioteche, mentre posso modificare direttamente Wikidata, per cui vedremo come si crea un nuovo abbinamento da Wikidata verso un catalogo. Ovviamente, come dicevo, si può creare anche un abbinamento da un catalogo verso Wikidata. Per cui è più facile ovviamente agire se l'elemento di Wikidata esiste già. Quindi se l'elemento esiste già, basterà andare ad aggiungere un nuovo identificativo adesso. Per cui prenderemo come esempio, partendo da Parsifal, il cluster di Hazem al-Biblawi, o una pronuncia simile, nato nel 1936. Se vogliamo, come vedete, questo cluster di Parsifal attualmente non linka a Wikidata o ad alcun altro authority file. Per cui noi scriveremo il nome, ovviamente in forma diretta, in Wikidata, e una volta trovata l'entità ci assicureremo che sia la medesima persona, in questo caso
La data di nascita 1936 ci assicura in sostanza che sia la medesima persona, in assenza, probabile assenza di omonimi. Controlliamo che non esista l'identificativo Parsifal nell'elemento e, come si può vedere, esiste soltanto qui nel mix and match gadget, dove però, come si può vedere, risulta non abbinato, quindi possiamo o procedere ad un'aggiunta manuale, che per intenderci si fa andando in fondo all'elemento, cliccando su aggiungi dichiarazione, selezionando la proprietà di Parsifal e poi incollando il numero del cluster, oppure in alternativa, se abbiamo visto che c'è una entry di mix and match pronta per essere abbinata, possiamo usare questo più di mix and match, ma prima dobbiamo entrare in mix and match e cliccare qui su Wider, fare il login, che eventualmente ci richiederà di nuovo le nostre credenziali oppure no, però se ce le richiede vanno rimesse, e poi dare allow. Dopo aver dato allow a Mix and Match, a questo punto Mix and Match riconosce la nostra presenza e quindi, dopo aver fatto ciò, possiamo tranquillamente cliccare su questo più. Dobbiamo abilitare l'apertura di pop-up da parte di Wikidata, perché come avete visto si apre brevemente un'altra scheda del browser, dopodiché la scheda si richiude e qui compare la spunta. Quindi appunto possiamo fare una di queste due cose, o l'aggiunta manuale che avete visto, oppure la conferma dell'abbinamento tramite mix and match, di cui riparleremo tra un attimo. Vedremo ora uno o due altri esempi di abbinamento. Vediamo ora un nuovo esempio di aggiunta manuale di un identificativo e prendiamo come esempio in Parsifal stavolta Luca Valera, nato nel 1985, è legato a un cluster VIAF ma non a Wikidata. Copiamo il numero del cluster, proviamo a cercare Luca Valera in Wikidata. L'elemento esiste. Parsifal, come si può vedere, è presente soltanto qui nella sezione di mix and match, ma non è ancora stato abbinato, infatti abbiamo l'opzione del più e del meno. Vediamo ad esempio che possiamo abbinare PUSC e possiamo abbinarlo. Come si può vedere, si è aperto brevemente un pop-up e poi la voce di autorità PUSC è stata abbinata. Possiamo abbinare sicuramente anche questo primo Parsifal, vista la data di nascita. Cerchiamo invece nel secondo Parsifal se è da abbinare. Singolarmente questo secondo Parsifal è abbinato proprio a Wikidata e la pubblicazione Ecologia Umana è la stessa presente nell'altro cluster Parsifal, quindi anche il secondo cluster Parsifal è abbinabile. E volendo potremmo controllare anche gli altri identificativi, ad esempio Dialnet, vediamolo. Dialnet è abbinabile ad occhio e croce, perché siamo sempre sull'ambito dell'ecologia umana, quindi possiamo abbinarlo. Poi probabilmente anche i due identificativi di Dimensions e quello della BNE, che adesso controlleremo. Luca Valera, l'ambito è questo, etica e dintorni, quindi sì, sufficientemente sicuro. In questo secondo caso siamo sempre nell'ambito ecologia umana, quindi va bene, e anche l'ultimo della BNE, filosofia, verità pratica, sì, l'ambito è corrispondente, quindi tutto può essere abbinato. Anche in questo caso, alla fine, la cosa più veloce è stata utilizzare mix and match per fare tutti gli abbinamenti. Possiamo anche controllare come è messo l'elemento, ha le informazioni fondamentali, in particolare data di nascita e l'occupazione. Il cluster VIAF è obsoleto e, come vedete, possiamo direttamente da qua vedere dove è stato reindirizzato e modificarlo di conseguenza. Se poi ricarichiamo l'elemento, vedremo che ora il cluster VIAF è aggiornato e che da esso possiamo estrarre altri identificativi.
che possiamo anche controllare all'interno del VIAF medesimo per vedere che corrispondano, e come si può vedere gli ambiti sono perfettamente sovrapponibili tra tutti questi identificativi, per cui gli abbinamenti sono corretti. Bene, abbiamo visto un secondo esempio, come si può vedere appunto la cosa più veloce spesso rispetto all'aggiunta manuale è usare il mix and match gadget, che già ci propone degli abbinamenti, e anzi noi stavamo cercando di abbinare un cluster Parsifal e il mix and match gadget ci ha fatto immediatamente capire che in realtà i cluster Parsifal da abbinare erano due e li abbiamo abbinati entrambi, eccoli qua, in attesa che vengano poi uniti. Farò ancora un esempio di aggiunta manuale e in questo caso prenderò Bernardino da Fossa, Beato, copio il numero del cluster e vado a cercarlo in Wikidata. Come si vede, un solo risultato, gli anni di nascita e di morte sostanzialmente coincidono, con una lieve differenza che volendo si potrebbe indagare, e a questo punto, anche in questo caso, cerco se Parsifal è già presente. Come si può vedere, Mix and Match mi suggerisce che esistono ben due cluster su di lui, me ne suggerisce anche un terzo che è errato e quindi vado a rimuovere il possibile abbinamento, così come è errato chiaramente anche questo, e risalendo vedete che ci sono vari abbinamenti errati che si possono rimuovere molto facilmente, dovuti all'incrocio di nomi sostanzialmente, quindi appunto si rimuovono facilmente, mentre altri saranno corretti in misura minore. Vedete, io sto ripulendo gli abbinamenti errati cliccando ogni volta sul meno. Ok, dopo aver finito di ripulire gli abbinamenti errati posso ricaricare la pagina, così ho un quadro più chiaro della situazione. Come vedete, appunto, ci sono due cluster Parsifal, 1420 e 1503. A questo punto io ricordo, se voglio fare un'aggiunta manuale, in ogni caso posso sempre fare così e incollare e poi salvare. Questa è ovviamente l'unica possibilità nel caso in cui il cluster che volete aggiungere non sia presente in Mix and Match, ad esempio perché l'avete appena creato. Tuttavia, la cosa più comoda nel caso in cui il vostro cluster sia presente in Mix and Match è dare conferma cliccando sul più. Ricordate, come dicevo, di abilitare i pop-up e di aver fatto il login dentro Mix and Match, quindi dentro Mix and Match dovreste avere un messaggio come questo, altrimenti le vostre modifiche non verranno salvate. Quindi abilitare i pop-up che si aprono a partire da Wikidata e aver fatto il login in Mix and Match. Perfetto. E anche in questo caso abbiamo salvato la nostra modifica. Possiamo, volendo, anche aggiungere un alias o due che qua mancano, e cioè Bernardino dell'Aquila. Sempre importante aggiungere gli alias per la reperibilità dell'elemento, perché c'era dall'Aquila. Ah no, scusate, dall'Aquila c'era già, però ecco, mancava Bernardino, Beato Bernardino Aquilano. Perfetto. Ok. Ottimo. Ah, manca anche il latino Bernardinus de Fossa. Abbiamo Bernardinus Aquilanus, ma non Bernardinus de Fossa. Perfetto. Bene, e con questo direi che possiamo considerare svolta la parte di aggiunta manuale di un identificativo a un elemento esistente. Quindi, quando io entro in un elemento esistente, posso aggiungere l'identificativo o aggiungendo una dichiarazione o usando il mix and match gadget o in entrambi i modi.
Come abbiamo visto, quindi, questo primo approccio si basa su un elemento, cioè io parto da un cluster Parsifal che voglio abbinare, cerco l'elemento in Wikidata, siccome diciamo l'ipotesi prevede che l'elemento esista già, tra poco passeremo a quest'altra ipotesi, cioè l'elemento è da creare, appunto io parto da un elemento, vado in Wikidata, trovo un elemento e poi procedo appunto usando il mix and match gadget oppure aggiungendo manualmente il mio cluster. Un'altra possibilità invece prevede di lavorare in generale su tutti gli autori presenti in un catalogo e per fare questo appunto ci aiuta mix and match. Apro questo link qui in fondo, Parsifal, che mi porta al catalogo mix and match di Parsifal. Questo è uno dei tanti cataloghi presenti in Mix & Match. Se vado sulla pagina principale di Mix & Match, posso ad esempio trovare il catalogo degli autori del PIAC, oppure il catalogo degli autori del PUST, ossia dell'Angelicum, oppure del PUSC, sia persone sia enti. Quindi diciamo Mix & Match contiene tanti cataloghi, SBN, la Vaticana, tanti cataloghi non solo di persone comunque, ma anche dizionari biografici, enciclopedie, cataloghi di luoghi, di beni culturali, in realtà cataloghi di moltissimi argomenti, anche se le persone sono probabilmente il tipo di entità più diffuso dentro Mix & Match. I cataloghi contengono delle entry, ad esempio per Parsifal sono in tutto 700.000 e passa persone. Entry che sono divise in quattro categorie, ossia gli abbinati manualmente sono già stati abbinati a Wikidata e, salvo errori, non richiedono di essere ulteriormente toccati, infatti sono in verde. I non applicabili a Wikidata sono stati marcati come non abbinabili con Wikidata, in particolare o perché sono identificativi defunti o perché hanno altri problemi di vario tipo che impediscono di abbinarli a Wikidata. Sono in rosso, si vede vagamente qui, e anche questi non necessitano di essere toccati, salvo errori. Si lavora quindi su due categorie entry, ossia quelle abbinate automaticamente, per le quali quindi Mix & Match ritiene che possa esistere un elemento di Wikidata corrispondente, ma esso va verificato, oppure i non abbinati, per i quali Mix & Match non pensa che esista un elemento di Wikidata corrispondente, ma ovviamente questo elemento di Wikidata, se davvero non esiste, cosa che comunque va verificata ulteriormente, possono essere creati ex novo. Ora, come lavorare sulla creazione di nuovi elementi lo vedremo tra poco, la cosa di sicuro più facile è lavorare su, invece, elementi già esistenti, quindi entro negli abbinati automaticamente. Come si può vedere, essi sono divisi in 3768 pagine contenenti ognuna 50 casi. Ora io entrerò in una pagina un po' più avanti, quindi vado a pagina 45 molto casualmente per mostrare un po' di esempi di come si usa Mix & Match. Come si può vedere, questi 50 casi, ribadisco, bisogna aver fatto il login dentro Mix & Match. Se non lo si è fatto, bisogna cliccare su Wider e cliccare poi su Allow e ricaricare la pagina. Quindi dovete avere qui in cima benvenuto o benvenuta seguito dal vostro nome utente. Aspettate che la pagina si carichi completamente. Come vedete, adesso che si è caricata completamente, avete una serie di righe che si alternano in bianco e in grigio. Per ciascuna riga avete nella parte superiore il link alla entry del catalogo in verdino, le informazioni presenti nel catalogo subito alla sua destra e poi sotto il link all'elemento di Wikidata con il suo identificativo e le informazioni desumibili da Wikidata. Sulla base di questi dati o più spesso entrando anche nelle rispettive schede, bisogna stabilire se l'abbinamento è corretto e quindi va confermato o è scorretto e quindi va rimosso. Non badate a questo tutti. L'importante sono conferma e rimuovi.
Facciamo un esempio con Morris S. Seale. Wikidata mi dice che è un arabista, verifichiamo se quello di Parsifal è un arabista. Desert Bible, ad occhio e croce, mi fa capire che è un arabista, ma facciamo qualche indagine in più. Muslim Theology, eccetera, eccetera, sì, è lui. E quindi si può confermare l'abbinamento. Nel caso in cui avessi maggiori incertezze, potrei ad esempio comunque entrare nell'elemento di Wikidata. Tra l'altro posso aggiungere l'etichetta in italiano che manca, eccola, adesso l'ho aggiunta, e posso ad esempio confermare altri abbinamenti tramite il Mix and Match Gadget, ad esempio questo qui di EBAF che ha il nome intero, direi che è pressoché sicuro e quindi si può abbinare. E così probabilmente si possono abbinare anche tutti gli altri, con qualche verifica in più o anche senza ulteriori verifiche. Qui si possono estrarre ulteriori identificativi dal VIAF, almeno questo qui, come dimostrano le date, è sicuro. Ecco, se io volessi assicurarmi che possiamo aggiungere la lingua inglese, giustamente, sia come lingua di scrittura sia come lingua parlata o scritta, dicevo, posso entrare nel VIAF per verificare la corrispondenza coi titoli presenti in Parsifal. In un caso del genere è probabilmente una precauzione eccessiva, però ecco, come vedete ci sono esattamente tre titoli nel VIAF che corrispondono perfettamente ai tre titoli di Parsifal, quindi l'abbinamento è del tutto sicuro. E in questo caso quindi ho confermato l'abbinamento. In questo caso invece vedete che l'abbinamento è sicuramente errato, anche se in realtà cliccando su questo 3 vedo gli altri che Mix & Match mi propone. Direi che sono tutti e tre errati e quindi posso cliccare su nessuno di questi è corretto e poi su rimuovi. In questo caso tutti gli abbinamenti erano scorretti. Qui invece l'abbinamento è pressoché sicuro, per quanto ci sia una lieve discrasia tra l'anno di morte qui e l'anno di morte qua, e soprattutto Wikidata non sappia che questa persona era una suora. Quindi volendo possiamo fare indagini ulteriori. Apriamo entrambi gli elementi. Però sa che è una mistica, perlomeno nella descrizione. Ecco, questo è interessante. Questo abbinamento, vediamo se è corretto o meno. No, la pagina non è stata trovata, quindi posso rimuoverlo e poi marcarlo come NA, visto che la pagina non esiste. Diventa grigio ed è giusto, poi scomparirà del tutto. Abbiamo quindi un elemento in cui abbiamo delle informazioni anagrafiche di base. Abbiamo una data di nascita precisa tratta da Babelio, un luogo di nascita senza fonte, una data di morte tratta anch'essa da Babelio, luogo di sepoltura, lingue parlate o scritte, campo di lavoro, però non abbiamo un'occupazione. Beh, dato che Parsifal ci dice che era una suora, possiamo aggiungere direttamente che era una suora. Esatto, perfetto. Le date di nascita, vediamo appunto, Parsifal ci diceva 63, beh, intanto l'abbinamento di Parsifal comunque lo possiamo assolutamente verificare, si tratta chiarissimamente della stessa persona. Vorrei vedere le date di nascita che fornisce la BNF. Quando si carica. Allora, la BNF fornisce 15 febbraio 90, 25 febbraio del 55, giustamente va aggiunto anche mistico come occupazione. Ricordo che le occupazioni sono normalizzate al maschile, salvo vabbè occupazioni che sono solo femminili come suora, però ecco, tutte le occupazioni che sono applicabili indifferentemente rispetto al genere sono normalizzate al maschile. Applichiamo BNF come fonte su mistico, mistica. E poi applichiamo BNF come fonte anche sulle date di nascita e di morte che coincidono con quelle di Babelio, 15 febbraio 90, 25 febbraio, però qua mi dice del 55 e non del 56, quindi Babelio invece diceva 56, scusate, Babelio diceva 56, ma noi dobbiamo dire 55, quindi dobbiamo aggiungere un altro valore, 25 febbraio del 55, ricaricare la pagina,
Ottimo. Volendo possiamo riordinare il valore per metterlo in cima, per avere un ordinamento cronologico dei valori, anche se non è affatto fondamentale. E poi copiare il riferimento della BNF su 55. Ecco qua. Poi bisognerebbe stabilire se la BNF è più attendibile di Babelio e soprattutto quanto è attendibile la data 53 di Parsifal. Possiamo vedere se nel VIAF 53 ha altre occorrenze, no, nessuna. Quindi in realtà Parsifal è isolato, perlomeno nel VIAF, nel sostenere la data di morte 53, che non ha davvero nessun'altra occorrenza. In realtà l'unica occorrenza sembra proprio essere Parsifal. Anche questo è un abbinamento errato. Via. Ok. Ma quindi sembra abbastanza un errore di Parsifal. Possiamo anche usare invece Babelio come fonte per i luoghi di nascita e di morte. Quindi prendiamo... Non abbiamo una fonte migliore di Babelio? Sì, il Dictionnaire de Spiritualité è sicuramente una fonte migliore. E peraltro, Dictionnaire de Spiritualité da 1590 e come morte il 56, però non è visualizzabile integralmente perché in parte a pagamento, quindi non si può utilizzare del tutto. L'Enciclopedia Universalis invece da 1590-1656 anch'essa. Ok, quindi comunque 56 sembra la data migliore. Ok, prendiamo quindi Babelio come riferimento e lo andiamo a incollare sulle date, sui luoghi di morte e di nascita. Perfetto. Ah, ha avuto un errore, aspettate. Per qualche motivo c'è stato un errore. Ah no, nulla, l'errore non c'era, effettivamente ha preso il luogo. Perfetto. E quindi in questo caso l'abbinamento era corretto e la data di morte di Parsifal è probabilmente errata, perlomeno non sembra avere nessuna conferma nelle altre fonti numerose a cui Wikidata linka, che tendono a dividersi tra 56 e 55, ma nessuna a 53. Proseguiamo ora a vedere ulteriori casi di abbinamenti. Come si può vedere è un lavoro relativamente facile. Randall L. Jones, germanista secondo Wikidata, sarà un germanista in Parsifal? Vediamo un po'. Gothic Bible and Minor Fragments, sì, direi che è un germanista anche in Parsifal e quindi si può abbinare. Scendiamo un pochino, questo invece abbinamento qui tra Czeslaus Dier e Lubor Velecki potrebbe sembrare strano, ma proviamo ad entrare su Lubor Velecki per avere ulteriori informazioni. Pare che sicuramente esista un suo nome latino, Czeslaus Velecki. Andrei anche a rimuovere questa descrizione evidentemente inserita a macchina. Czeslaus Velecki, quindi di Conor SI, è abbinabile. Però Czeslaus Dier, che vedete pur comparire da queste parti, è una persona diversa. Semplicemente mi stava proponendo l'abbinamento perché era presente la stringa Czeslaus. Colgo l'occasione per fare degli abbinamenti. Vedete qui peraltro un esempio interessante, un duplicato all'interno del catalogo della Pontificia Università della Santa Croce e anche un corrispondente duplicato in Parsifal che quindi scopro in modo incidentale, ma in realtà Czeslaus Dier è un'altra persona. E magari di questa persona ci occuperemo in seguito di creare un nuovo elemento che in Wikidata sembra, controlliamo, assente. E quindi intanto possiamo rimuovere l'abbinamento. Proseguiamo ancora un pochino. Albert Hauck sicuramente non è questo qui, vedete che le date di nascita e di morte sono totalmente diverse, quindi non è lui.
Possiamo vedere se nel 2 c'è un'altra persona idonea. No, non c'è, e quindi anche in questo caso nessun abbinamento corretto. In questo caso invece cerchiamo uno scienziato delle religioni, Kathleen O'Brien Wicker. Vediamo se è una scienziata delle religioni. Sì, Porfirio a Marcella, assolutamente sì. Quindi si può abbinare. Così come molto probabilmente l'esempio più sotto, Marisa Conticello de Spagnolis. Cerchiamo un'archeologa, Lucerne di Bronzo, sì, è abbinabile. Sicuramente invece è un errore di abbinamento Maria Masala o Masala con Franco Masala o Masala, quindi a rimuovere l'abbinamento. Il Concilio di Calcedonia invece è un abbinamento ovviamente corretto, tuttavia in realtà ricordiamo che questo non dovrebbe essere una persona, mentre invece attualmente in Parsifal è considerato un autore persona, quindi sì, l'abbinamento è giusto, ma non si tratta di una persona e questo andrebbe segnalato. Procediamo ancora, l'abbinamento con un giocatore di baseball di Mario Mendoza comunque lo rimuoverei ad occhio, mentre invece in questo caso abbiamo un cardinale dove io credo che 1489 sia un evidente errore, forse dovuto all'anno in cui è stato elevato al rango di cardinale. Vediamo se la mia ipotesi è corretta, e anzi no, è la data di ordinazione sacerdotale, pardon, mentre è stato ordinato cardinale più avanti nel tempo, ma comunque in ogni caso la data è errata, ma l'abbinamento è corretto. Procediamo ancora un po', vabbè, questo abbinamento è ovviamente errato. Vedete che ovviamente io sto saltando alcuni casi che mi paiono più complessi, sta a discrezione di chi fa questo lavoro saltare o non saltare. Questo è sicuramente un abbinamento errato per via delle date, quindi rimuoviamo. Francesco Bernardi, sicuramente l'abbinamento con Michelangelo Antonioni non può che essere errato, ma magari all'interno del 6 troviamo un abbinamento giusto e invece no, e quindi anche tutti questi abbinamenti qui vanno rimossi. Oppure vediamo se invece questo Marco Meneguzzo è l'economista presente in Wikidata e vediamo Bacon, vediamo dialogo sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, imprese, però anche cattedrali come modello impresa non lucrativa. Dunque, effettivamente sembra tutto abbastanza coerente, l'unica cosa che mi suona strana è il primo record, che sembra un po' diverso dagli altri, perché questo qui è un record di arte dossier, ok, insomma sembra di ambito artistico, mentre gli altri quattro effettivamente di ambito economico. Non si tratterà per caso di una conflazione, perché Wikidata conosce effettivamente due Marco Meneguzzo, peraltro nati entrambi nello stesso anno. Ebbene sì, questa è una conflazione, perché come si può vedere, uno dei cinque record bibliografici è di storia dell'arte, mentre gli altri quattro sono di economia. Quindi questo non è attualmente abbinabile con Wikidata. Rimuovo l'abbinamento Marco NA perché è una conflazione non abbinabile con Wikidata e devo assolutamente segnalare che questo problema vada risolto creando due cluster distinti per lo storico dell'arte e l'economista nati peraltro nel medesimo anno. Proviamo quindi a fare un riassunto di quanto visto scorrendo in modo anche molto parziale una pagina di Mix and Match e occupandoci semplicemente di confermare o rimuovere i casi di abbinamenti corretti o errati più evidenti, saltando a pie pari, almeno in questa circostanza, tutti i casi più dubbi e che avrebbero richiesto più tempo. Cosa abbiamo visto? Abbiamo innanzitutto abbinato ben 8 casi, abbiamo fatto ben 8 abbinamenti corretti, come potete vedere cercando questo by didaxis in questa pagina, abbiamo fatto 8 abbinamenti corretti e ne abbiamo rimossi 8. Quindi diciamo abbiamo fatto 16
casi su 50 in questa pagina, ma non solo. Abbiamo, nel fare ciò, trovato una serie di errori più o meno probabili dentro Parsifal. Questo 53 è una data di morte quasi sicuramente errata, visto che le fonti convergono su 55 o 56. Poi, scendendo più giù, abbiamo, nel togliere l'abbinamento di Czeslaus Dier, scoperto degli abbinamenti, abbiamo scoperto una duplicazione di Czeslaus Lubocki, lo possiamo anche rivedere, un abbinamento errato, anzi scusate, di Lubor Velecki, che è duplicato sia all'interno di Pusk, come si può vedere, Czeslaus Velecki, Lubor Velecki, sia nel medesimo modo all'interno di Parsifal. Quindi in modo del tutto incidentale abbiamo scoperto una duplicazione in Parsifal altrove. Poi scendendo ancora abbiamo scoperto che il concilio di Calcedonia è considerato una persona, cosa ovviamente errata. Abbiamo trovato una data di nascita errata, 1489, che in realtà dovrebbe essere 1465, e scendendo ancora abbiamo pure scoperto che questo Marco Meneguzzo era in realtà una conflazione in Parsifal che andrà risolta. E quindi abbiamo fatto 8 abbinamenti e abbiamo anche trovato un buon numero di errori dentro Parsifal. Questo ci dimostra che il procedimento di abbinamento, oltre ad essere molto spesso piuttosto veloce, è anche una straordinaria occasione per trovare errori dentro il nostro catalogo, errori che poi ovviamente andranno corretti. Passiamo ora al punto successivo. Cosa si fa quando l'elemento di Wikidata è da creare? L'approccio più facile è la creazione manuale, che si fa con Special New Item. Special New Item è la pagina che consente di creare un nuovo elemento. Potete accedere da questo link, ma soprattutto potete accedere in ogni pagina dalla barra di sinistra tramite questo link crea un nuovo elemento. Quindi adesso lo apro e prenderò come esempio Albino Casetti. Ovviamente prima di crearlo devo sempre verificare che esista, quindi una banale ricerca qui mi consente di escludere che esista, quindi posso procedere a creare Albino Casetti. Nella creazione manuale l'elemento nasce con all'interno nulla. Consiglio almeno un'etichetta in italiano e una in inglese e poi si può cominciare a compilarlo. Istanza di umano, genere maschile, il cluster ovviamente Parsifal, quindi Parsifal, eccolo qui. Poi il cluster via, al quale in questo caso Parsifal stesso mi dà già il link, quindi lo posso prendere da qui, magari verificando manualmente che non esistano duplicati nel VIAF, non si sa mai. Ovviamente devo ricordarmi di selezionare personal, se no nulla funzionerà. No, non ci sono duplicati nel VIAF, quindi posso aggiungere questo unico cluster VIAF e poi cominciamo a ricaricare la pagina. Come sapete, appunto, i colori in cui vedete evidenziati il VIAF e Parsifal li ho impostati prima nel Common CSS. Scarico dal VIAF gli altri membri, aggiungo la lingua italiana, aggiungo anche come paese di cittadinanza Regno d'Italia e Italia, che deduco da queste date di nascita e di morte, che adesso andrò ad aggiungere e che, notate, non sono presenti in Parsifal. Prima però di usare direttamente il GND, tento una ricerca in Google per vedere cosa trovo su questa persona. E trovo, attenzione, una biografia completa. Cosa molto interessante, che ovviamente sarà la mia fonte di riferimento. Come faccio a usare questa fonte? Innanzitutto la posso piazzare all'interno dell'elemento. Copio l'indirizzo, torno nell'elemento e uso la proprietà descritto nell'URL, incollo, aggiungo come qualificatore lingua dell'opera del nome, che sarà italiano, ovviamente pubblico. A questo punto posso compilare i dati anagrafici.
nato a Lavis, morto a Trento, quindi Lavis, seleziono l'elemento giusto, clicco la spunta una volta, idem per Trento, l'elemento giusto e clicco la spunta una volta. Vedete comparire qui la dichiarazione, quando poi ricarico la pagina la vedete comparire nella sua forma normale, e cioè questa. Ovviamente si sta lamentando che manca un riferimento, tra poco lo aggiungeremo. Aggiungiamo anche il giorno di nascita e di morte, quindi data di nascita 6 agosto 1916, data di morte 23 settembre 2005. Dopodiché ci manca l'occupazione, e l'occupazione, sicuramente studiato paleografia, divenne archivista di Stato, quindi archivista e direi anche storico, storico locale, esatto, quindi archivista e storico locale. Archivista, un clic sulla spunta, storico locale, un clic sulla spunta e ricarichiamo tutto. La fonte di tutto ciò che ho scritto, come sapete, è questo sito. Quindi, attenzione, copio questo sito come riferimento, lo incollo su storico locale, su archivista, Trento, 2005, Lavis, 1916, maschio. Posso dare questo abbinamento, perfetto. A questo punto non mi resta che aggiornare descrizioni in italiano e in inglese. Archivista, storico locale, 1916-2005, idem per questo. Archivist and local historian, meglio anche con Italian e quindi italiano. Perfetto, l'elemento si può dire concluso e abbiamo trovato molti più dati di quanti non fossero presenti in Parsifal, che di fatto aveva soltanto il nome e dei buoni collegamenti con via Fedintorni, ma abbiamo trovato anche tutti i dati anagrafici e pure una biografia completa con anche una bibliografia molto ampia su questa persona. Ricordo che questa stellina qui in cima serve per aggiungere la pagina agli osservati speciali, che sono una pagina che mi consente di tenere d'occhio le modifiche agli elementi o alle pagine che non sono elementi che mi interessano, molto utile per monitorare ciò che accade in Wikidata, quindi appunto è utilizzabile su qualunque pagina. Si aggiunge con un clic e diventa azzurra, si rimuove con un altro clic e ritorna bianca. Bene, questa è la creazione manuale di un elemento. Ovviamente questa non è l'opzione più efficiente, non è l'opzione che io consiglio, per quanto in alcuni casi sia l'opzione, diciamo, da attuare. L'opzione migliore invece è usare mix and match per creare un elemento a partire da più cataloghi tramite la funzione Creation Candidates by ExtName, che adesso aprirò a partire da questo link. Ovviamente io qui lo sto aprendo sul link di base che aveva il nome Aleandro Sestili, che è l'esempio che ho mostrato al corso. Per cercare un altro nome basta andare qui nell'indirizzo in fondo e modificare, ad esempio, da Aleandro Sestili potrei vedere il caso che ho appena cercato, ossia Albino Casetti, e vedete che mi offre alcuni altri abbinamenti da fare che io non avrei notato altrimenti, tutti abbinamenti sicuri, e quindi io posso in questo caso fare un abbinamento manuale con l'elemento che ho già creato. Clicco su indica elemento, incollo l'elemento e poi do invio e vedete che gli abbinamenti vengono fatti. Così abbiamo abbinato anche SBN e il World Biographical Index. Bene, ma Albino Casetti l'avevamo già creato e quindi ce l'avevamo già giocato. Vediamo un altro caso di creazione, cioè il Czeslaus Dier di cui avevamo parlato prima. Scriviamo Czeslaus Dier con questo spazio che poi mi verrà automaticamente convertito o anche no, comunque non gli dà nessun problema, e vediamo comparire Czeslaus Dier
in quattro occorrenze: Pust, Nukat, Parsifal e ancora Parsifal. Sarà sempre la stessa persona? Lo scopriremo tra poco. Intanto lo cerchiamo anche nel Viaf. Credo di sì, E nel Viaf troviamo la bellezza di tre cluster che sono chiarissimamente la stessa persona, tant'è che parliamo di Bibbia, Bibbia e ancora Genesi, quindi Bibbia. E va bene, quindi tre cluster nel Viaf, già un caso abbastanza interessante. Uno di questi cluster contiene il Nukat, quindi sul Nukat possiamo essere sicuri. Questi due abbinamenti sono ovviamente errati, li rimuoviamo. Il Pust cosa dice? Il Pust ha un record bibliografico Genesi, quindi bene. Parsifal nella sua primo cluster ha nella sua primo cluster ha Genesi e nel suo secondo cluster invece ha Genesi e Ribò. È lo stesso libro? Sì, è lo stesso libro, catalogato in un caso dal biblico e nell'altro caso da l'Angelicum, quindi stesso libro, stesso tutto. Bene, selezioniamo tutte le checkbox perché si tratta sempre della stessa persona e possiamo usare questo tasto, eccolo qua, e andiamo a creare un nuovo elemento con questo tasto qui centrale, quello largo. Crea un nuovo elemento per Czeslaus Dier. Crea. Tutto si opacizza mentre Mix & Match ci lavora e dopo qualche secondo vedete comparire questo nuovo elemento abbinato a tutti e quattro le entry che avevo selezionato. Entriamo ora nell'elemento. Vedete che nasce già con varie etichette, nasce già con questi quattro identificativi, con istanza di umano, con le date di nascita e di morte tratte dal Nukat e con due Viaf. Ha già beccato due Viaf su tre, ci manca il terzo, che è questo qui, quello contenente i Dref, quindi mi copio anche il terzo Viaf e lo aggiungo. Lui ha scritto in tedesco, quindi aggiungiamo il tedesco, aggiungiamo ovviamente il genere maschile, era un domenicano, quindi ordine religioso OP, frati predicatori, possiamo aggiungere l'ISNI, cominciamo a ricaricare la pagina. Estraiamo anche il sudoc dal terzo cluster Viaf e a questo punto vediamo nel Nukat quali informazioni sono presenti. Al Nukat ovviamente è meglio aggiungere una data di consultazione nel riferimento, vedete che il riferimento non ha una data di consultazione, quindi clicchiamo su modifica, aggiungi consultato il, mi compila in automatico la data e risalviamo il riferimento. Stessa cosa qui, aggiungi consultato il e salviamo. Molto bene. Bene, vediamo cosa c'è nel Nukat. Il Nukat parla di teologo tedesco e, se non sbaglio, traduttore. E mi rimanda a Bibelpedia, peraltro, e al GND. Bene, possiamo intanto aggiungere quindi che era un teologo. E vista l'epoca, io direi più che Germania, meglio impero tedesco. Ottimo. Il fatto che era un domenicano ce lo dice Parsifal nel primo dei due cluster, quindi nel cluster numerato 16037. Copiamo questo cluster come fonte, vedete il click su questo tasto con i due quadratini, risaliamo su domenicano e incolliamo. Invece dal Nukat, che abbiamo già qui come riferimento, possiamo copiare questo riferimento da qui e andare a incollarlo su teologo e su tedesco, impero tedesco, anche su maschio comunque, visto che è concordato al maschile. Possiamo trovare altre informazioni su di lui? Chiediamolo a Google. Czeslaus Dier, magari con 1863,
Non sembrerebbe in realtà, non sembrerebbe che si riescano a ricavare molte altre informazioni. Si può tentare anche in Google Books, onestamente. E qua sembrerebbe di trovare qualcosa di interessante in questo libro che però non è ben visibile. Vediamo. Purtroppo è una visualizzazione parziale, come spesso capita, dalla quale comunque mi pare di vedere che sia nato a Schmidtweiler in Lotaringia il 13 agosto 63, dato che volendo potrei prendere da lì, però insomma, diciamo, è un po' spiacevole non poter vedere il libro intero, per quanto sia allettante avere tutta la data di nascita. Non lo so, potremmo anche lasciar stare al momento. Intanto abbiamo comunque delle date di nascita e di morte che non avevamo dentro Parsifal. German Dominican Theologian 1863-1924, in italiano teologo domenicano tedesco. Perfetto. Così abbiamo notato una duplicazione in Parsifal e grazie al Nucat abbiamo potuto trovare delle date di nascita e di morte. Mi pare un ottimo progresso. Quindi, in questo modo abbiamo visto un esempio di creazione a partire da mix and match tramite la funzione Creation Candidates by XName. Vi basta partire da questo indirizzo che vedete qui linkato e modificare in fondo all'indirizzo il nome che vi interessa, per poi vedere quali sono le entry di mix and match presenti e se meritano di essere tutte inserite nell'elemento che state andando a creare. Vediamo ora un altro esempio di uso della funzione Creation Candidates by XName. E quindi, tornando in questa scheda dove avevamo creato Chase Lost Deer, manteniamo sempre la prima parte dell'indirizzo invariata. E qui in fondo scriviamo Anacleto Francisci. Considerata l'estrema rarità del nome, passiamo direttamente alla creazione. Una volta creato l'elemento, vediamo che esso nasce già con il suo viaf dal quale estraiamo l'ISNI. Genere maschile, ha scritto in italiano, come possiamo verificare, ha scritto soltanto una storia di Montemurlo. Cerchiamo informazioni in Google. Anacleto Francisci e in Google Libri troviamo la sua storia di Montemurlo, attenzione, dalla quale possiamo sperare di ricavare informazioni su di lui che effettivamente ricaviamo perché scopriamo che era un maestro normale superiore, ossia in sostanza un insegnante. Quindi possiamo usare Google Books come fonte per dire che la sua occupazione era docente. URL di riferimento, questo indirizzo che si può anche banalmente stralciare a qui e consultato in data odierna. Il libro data al 1885, per cui direi che è appropriato mettere Regno d'Italia. Perfetto. E a questo punto non ci resta che modificare la descrizione: insegnante italiano, Italian teacher. Volendo, possiamo anche mettere un floruit al 1885. Quindi floruit 1885, ricarichiamo la pagina e possiamo copiare il riferimento da qui a qui. Perfetto. Vediamo se si trovano per caso altre informazioni su di lui, cosa niente affatto scontata. Potrei provare a scrivere nato senza ottenere particolari risultati. Credo nemmeno per morto, l'occhio e croce, infatti no, per cui a meno che, aspettate, vediamo un attimo. Il maestro Anacleto Francisci dedicò a sua maestà Umberto un nuovo inno reale. Sì, però direi che non si trovano altre informazioni. Ok, maestro, sì.
Perfetto. E quindi abbiamo creato questo elemento con un'informazione in più rispetto a, diciamo, il solo nome che era presente in Parsifal, ossia il fatto che era un insegnante. Poi effettivamente non si poteva sapere molto di più rispetto a quanto, diciamo, effettivamente sapevamo, anche perché non ha pubblicato molto. Abbiamo quindi visto la funzione creation candidates by xname, che ci permette, a partire da un certo nome che ci viene ad esempio in mente per un qualunque motivo, di vedere quali sono le entry presenti in mix and match e ad esempio di creare un nuovo elemento a partire da tutte queste entry o da quelle che rappresentano la medesima persona. Ovviamente in certi casi queste entry possono rappresentare più omonimi e quindi bisogna fare attenzione e in qualunque caso di dubbio ovviamente controllare. Per trovare degli elementi da unire è estremamente utile la funzione topMissing, che adesso aprirò. Allora, nella funzione topMissing, come potete vedere, nell'indirizzo sono presenti alcuni numeri alla fine, in questo caso tre numeri. Questi numeri sono i numeri di tre cataloghi di Mix and Match. In particolare, 6216 è il numero del catalogo Parsifal, 5076 è il numero del catalogo di SBN, persone, e 3715 è il numero del catalogo della Vaticana. Per vedere i numeri di catalogo basta aprire un'altra pagina di Mix and Match e cercare un catalogo. Se ad esempio io cerco Parsifal, potrete vedere qui nell'indirizzo che si tratta del catalogo 6216. Mix and Match quindi cerca tra questi tre cataloghi in questione, vedete che sta ancora cercando, quali sono i casi di entry aventi il medesimo nome ancora da abbinare con Wikidata. Quindi casi in cui tutti e tre questi cataloghi sembrano avere la stessa persona o perlomeno persone omonime ancora da creare in Wikidata. E mi dà i primi 500 risultati in ordine alfabetico. Scorrendo un po' la lista, vedete appunto una serie di nomi: Alexis Medebiel, Alfio Nicotra, Alfio Scarini, Alfio Seminara, Alfio Torrisi. Proviamo ad aprire uno di questi, come Alexis Medebiel. Vedete che in vari cataloghi è presente questo nome, nessuno in questo caso ha particolari informazioni, ma sembra essere, vista la estrema rarità del cognome, la medesima persona, e quindi si può ad esempio procedere alla creazione. E appunto, usando questo strumento, si possono trovare centinaia di casi di questo tipo in cui più cataloghi di mio interesse, io ne ho selezionati tre, ma potrei selezionarne anche più di tre, hanno delle persone che mi interessano da creare in Wikidata. Vediamo un po' meglio questo caso di Alexis Medebiel. E dunque, per Alexis Medebiel, scusate, abbiamo già un'istanza di umano, possiamo aggiungere probabilmente il genere maschile, ma adesso vedremo. Abbiamo ben due VIAF, possiamo verificare che per caso non esistano di ulteriori, perché ovviamente è sempre una verifica utile, e anzi temo che ne esistano altri, infatti ne esiste un terzo. Per quanto sia sparse, comunque direi che le probabilità che sia la stessa persona sono altissime. Questo che vedete è un errore di Mix and Match che mi ha riportato anche l'ISNI spaziato, va rimosso. Dunque, quindi abbiamo questo stesso elemento in tre distinti VIAF. La persona ha scritto evidentemente in francese e anche in questo caso andiamo alla ricerca di informazioni su chi era. Per cui, Alexis Medebiel. Interessante che il primo risultato è proprio il catalogo Parsifal, buona indicizzazione in Google, quindi ecco qua informazioni. Teologo e biblista 1877-1953, perfetto. Quindi, al di là del fatto che c'è un potenziale rischio di sicurezza in questo file, forse non serve nemmeno scaricarlo, posso usarlo come
fonte, semplicemente il link che tanto lo vedo qui dall'anteprima. E quindi, allora, nasce nel 1877, la fonte è questo link, muore invece nel 1953, genere sicuramente appunto maschile, quindi teologo, un click ricordo sulla spunta, e biblista, altro click sulla spunta. Poi ricarico tutto. Come vedete ho messo la fonte soltanto 1877, posso copiare il riferimento al sito e incollarlo sul 53, sul fatto che era un biblista e sul fatto che era un teologo. Dopodiché risalgo e qui lo tocco, questo lo posso rimuovere, Theologian and Bible Scholar, idem in italiano. Ottimo, molto bene. E in questo caso siamo riusciti a ricostruire un dato interessante, ossia i suoi dati anagrafici. Potremmo anche vedere se ci sono altre fonti a sostegno di questa data. Allora, questa è quella che abbiamo usato. Qui non sembrerebbe, proviamo a vedere in Google Libri. Qua sì, e Betharam Priest Alumnus, e anche qui Betharamit. Ok, quindi sembra un ordine religioso. Proviamo. Dunque, Betharam Priest. Sembra che non abbiamo questo ordine religioso. Ho capito. Non abbiamo l'alias di questo ordine religioso, perfetto. Quindi entro in Wikidata qui e è meglio che aggiunga un alias, perché se no non è facilmente raggiungibile. Aggiungiamo un alias sul francese, ossia Betharamites, perfetto. E quindi comunque abbiamo capito che l'ordine religioso è questo qui. A questo punto aggiorniamo la pagina e la fonte per il fatto che era un Betharamita sarebbe questo link, quindi andiamo a aggiungere un riferimento direttamente, direi, al libro intero. Perfetto. Volendo possiamo copiarci anche il secondo, quindi copia link e aggiungiamo anche un secondo riferimento distinto con URL di riferimento, anche qui possiamo stralciare il resto dell'indirizzo, consultato oggi. Due fonti per il fatto che era un sacerdote di quest'ordine, quindi possiamo anche aggiungere sopra sacerdote cattolico, usando poi quelle fonti che andremo a copiare e incollare. Per cui copiamo la prima fonte, che peraltro ci conferma anche gli anni di nascita e di morte, quindi fonti in più fanno sempre bene, e quindi copiamo anche su nascita e morte, e direi lo stesso anche per la seconda fonte, già che ce l'abbiamo, quindi sacerdote cattolico, e quindi anche qua morte e nascita. Molto bene. Abbiamo ricavato anche l'ordine religioso, che non era noto nemmeno esso a Parsifal e nemmeno a nessuno degli autori di file presenti nel VIAF, che come vedete hanno soltanto il nome senza nessun'altra informazione. Mi pare che anche il GND non abbia nient'altro che il nome, ma verifichiamo meglio. No, anche il GND
Sì, ha l'informazione che era probabilmente un religioso, ma non si spinge oltre. Molto bene. Quindi, questo esempio, possiamo anche vederne giusto un altro, poi come vedete sono tutti abbastanza simili. Prendiamo, scendendo ancora un po' nei nomi, ad esempio, Alida Moltedo. Come vedete si sta caricando, anche in questo caso abbiamo una persona presente in un ottimo numero di cataloghi, alcuni dei quali riportano un secondo nome, Moltedo Mapelli, confermato anche da SBN, che è tra tutti questi cataloghi quello che ha più informazioni, nome molto raro, si può procedere alla creazione. Anche in questo caso Mix & Match ci riflette e comincia a creare l'elemento, che vedete, eccolo, sta avanzando e adesso è stato pienamente creato. Entriamo nell'elemento. Immediatamente dobbiamo aggiungere l'alias, almeno sull'italiano e l'inglese, per il secondo cognome, Moltedo Mapelli, e SBN ci diceva storica dell'arte, lo possiamo già mettere in descrizione, Italian Art Historian. Quindi aggiungiamo il resto del VIAF, genere femminile, ricordo l'occupazione normalizzata al maschile, quindi storico dell'arte, italiano, presso l'Istituto Nazionale di Grafica, va bene. Ok, aggiorniamo, la nostra fonte è SBN, quindi copiamo SBN come fonte su Storica dell'Arte. Ottimo. Riusciamo a ricavare altre informazioni da Google? Si sa mai, possiamo provare. Alida Moltedo. Non sembrano esserci particolari informazioni biografiche, salvo forse qui. Vediamo. No, questo è semplicemente un articolo suo, quindi non ci dà particolari informazioni. Nata. Ecco, forse qui. Ok, vediamo un attimo questo file con elenchi di funzionari. Dunque, questo file con elenchi di funzionari forse ci dà informazioni interessanti. Dunque, sì, da questo file risulta effettivamente una data di nascita che si vede anche dall'anteprima di Google e che è 25 settembre del 53 e che conferma essere una funzionaria storica dell'arte. Quindi questo si può usare come fonte, 25 settembre del 53, URL di riferimento, file, consultato in data odierna, e questo si potrà usare anche come fonte aggiuntiva per il fatto che è una storica dell'arte, perché appunto dice funzionaria storica dell'arte, e quindi lo copiamo anche qua, assieme a SBN. Ottimo. E quindi abbiamo anche ricavato un dato anagrafico che non ci era noto. Ottimo. E quindi appunto questo ci mostra come la funzione di creazione a partire da un gruppo di cataloghi sia una funzione estremamente utile per lavorare su persone che ci interessano per un particolare motivo. Poi appunto questa è una selezione di cataloghi che ho fatto io che è pienamente personalizzabile. Facciamo un esempio. Io potrei aggiungere a questa lista di cataloghi, ad esempio, il PIAC 6224, vado nell'indirizzo e aggiungo 6224. Dopodiché attendo che la pagina si ricarichi, la cosa di solito richiede qualche decina di secondi, non soltanto qualche secondo, ma qualche decina, e a questo punto vedremo soltanto elementi che almeno in prima istanza sono presenti in tutti e quattro i cataloghi, e poi a scemare in 3, in 2, in 1, in 1 no, soltanto in 3 o in 2, fino a un massimo appunto di 500 nomi.
per vedere, come dicevo, un numero di catalogo, prendo la home, cerco il catalogo che mi interessa, ad esempio anche Pust, e mi copio dall'indirizzo il numerino. Intanto qui si è caricato, ecco, abbiamo tutta una serie di casi di nomi presenti in ben 4 cataloghi: Vaticano, SBN, Parsifal, PIAC. E questi elementi ovviamente sono di sicuro nostro interesse, non sono nemmeno tantissimi, però ci sono alcuni casi che sembrano anche abbastanza facili da risolvere. Ad esempio questo, Caterina Gemma Brenzoni, sembra un caso relativamente facile e su cui, come vedete, SBN ha dei buoni dati. Possiamo creare ancora questo come ultimo esempio. Come si può vedere, lo sta creando. Nasce, entriamo nell'elemento, abbiamo già le cose abbastanza compilate, genere femminile, storica e archivista, quindi storico, archivista, nascita 64, morte 2015, lingue italiano, come si può vedere dal VIAF, una sola opera presente nel VIAF perlomeno. Come al solito il problema del doppio ISNI, che rimuovo en passant. Ok, copiamo SBN, lo incolliamo su archivista, storica, 2015, 1964, andiamo a modificare qui, storica e archivista, 1964-2015, idem in inglese, historian and archivist. Volevo fare un controllo se non fossero per caso presenti altri VIAF, cosa che non credo, ma non si sa mai ed è meglio controllare, quindi facciamo un controllo. Accidenti, sì, sono presenti altri 2 VIAF oltre a quello della Vaticana, quindi vanno assolutamente aggiunti. Aggiungiamo quest'altro VIAF e aggiungiamo anche quest'altro VIAF. A questo punto ricarichiamo e aggiungiamo anche ciò che resta. Molto bene. In questo modo dovremmo anche aiutare il VIAF ad unire i suoi 3 cluster. Possiamo anche fare un piccolo controllo dentro Mix and Match cercando eventualmente se il nome in ricerca libera dà ulteriori risultati, per vedere se per caso in qualche caso l'ordine non è stato invertito. No, non ci sono altri risultati, quindi queste qui sono tutte le entry presenti in Mix and Match. È stato un controllo inutile, però poteva essere, diciamo, il caso che magari uscisse qualcosa di diverso. Ok, qui vedete quindi un ampio numero di casi di persone il cui nome è presente in tutti e 4 questi cataloghi. E tutti questi meriterebbero di essere ovviamente analizzati e eventualmente creati a partire da questi cataloghi. Ribadisco che creare elementi a partire da più cataloghi rende già questi elementi molto più utili. E quindi appunto conviene creare gli elementi a partire o semplicemente trovando i casi grazie a questa funzione top missing, oppure sempre usando la funzione creation candidates anziché la creazione manuale, perché creation candidates mi permette già di vedere i cataloghi di mix and match che parlano di queste persone per creare queste persone a partire da tutti i cataloghi che ne parlano. Cosa particolarmente utile. Abbiamo quindi visto tutto il punto zero, ossia il punto poi fondamentale, come riconciliare nel miglior modo possibile le voci di autorità del nostro catalogo, che può essere Parsifal o che può essere un altro, con elementi di Wikidata. E abbiamo visto sia la casistica in cui l'elemento di Wikidata già esiste, e quindi si può aggiungere manualmente il proprio identificativo, oppure procedere a queste operazioni in modo molto più efficiente tramite un catalogo di mix and match,
E poi abbiamo visto la casistica in cui l'elemento di Wikidata è da creare e può essere ovviamente creato manualmente, ma in modo molto molto più efficiente creato tramite la funzione creation candidates by extname per singoli casi, oppure i singoli casi si possono rintracciare benissimo tramite la funzione top missing, che ci consente anche di cominciare a creare elementi che pertengono a più biblioteche di nostro interesse, quindi creando i quali noi facciamo una cosa positiva non soltanto per la nostra biblioteca ma anche per molte altre, come ad esempio la Vaticana, SBN, il PIAC e così via. Bene, come abbiamo visto, facendo questo lavoro di riconciliazione possono essere notati moltissimi errori. Errori in Wikidata che si possono risolvere molto velocemente, ne abbiamo visto qualcuno, pochi, ma ci sono ovviamente errori in Wikidata. Ci sono anche errori nei cataloghi ai quali connettiamo Wikidata. Ovviamente questi errori nei cataloghi li può connettere soltanto chi a questi cataloghi ha accesso in modifica, ad esempio non io che parlo. E questo presuppone che nel caso in cui ad esempio un utente di Wikidata nella sua attività di modifica di Wikidata si imbatta in questi errori, debba avere una possibilità di segnalare questi errori, perché ovviamente risolvere questi errori sarebbe cosa buona per la qualità dei cataloghi in cui essi si trovano. Tuttavia, appunto, se chi li nota non può intervenire direttamente, è fondamentale che abbia un metodo chiaro e funzionante per far sì che invece questi errori giungano a chi li può sanare e che quindi vengano sanati. Questo è un punto importante. Ora, come abbiamo visto prima, io ho trovato più di una decina di errori di vario tipo nel catalogo di Parsifal, conflazioni, duplicazioni, date errate e altre tipologie di errore. Ovviamente io questi errori in un modo o nell'altro li riesco a segnalare poiché conosco dei catalogatori attivi in Parsifal, ma se questi errori venissero notati da qualcuno che non ne conosce, dovrebbe avere ad esempio all'interno del sito un form, una mail, un qualche metodo per segnalare questi errori. Ovviamente, così come io o voi potete notare questi errori nella vostra attività su Wikidata, potete anche attivamente usare Wikidata per trovare errori nel vostro catalogo. E a questo proposito potete già usare delle query già pronte che trovate in questo link Parsifal per il catalogo Parsifal, e ovviamente query analoghe possono essere compilate per qualunque altro catalogo connesso a Wikidata. E vediamo quindi gli esempi in Parsifal. Abbiamo una prima query, questa qui, che vi mostra i casi in cui, lo rivediamo, ci sono due o più identificativi Parsifal in un solo elemento e quindi probabilmente questi elementi vanno, questi cluster di Parsifal vanno uniti perché sono probabilmente dei duplicati. Questa query potrebbe andare in timeout, cosa che constateremo entro un minuto. Se va in timeout ci sono ovviamente dei metodi per evitare che vada in timeout, ma in ogni caso in realtà potreste anche usare, se saliamo in questo elemento, vedete qui valore singolo, questa proprietà dovrebbe avere un unico valore. Se cliccate su questo database reports constraint violations single value, avete una lista che non è aggiornata in tempo reale, ma è comunque aggiornata di solito ogni settimana o due settimane, cosa che non è ottimale, ma è comunque meglio di niente. È un po' lenta a caricarsi, ma a un certo punto si carica perché ha tante violazioni. Abbiamo ben 1216 casi di elementi in cui sono presenti due identificativi di Parsifal, come potete vedere, e la lista è aggiornata in questo caso a ieri, al 15 di maggio. Quindi, se scendiamo di nuovo,
mentre la query non ha dato timeout. Quindi in realtà vedete questi casi anche nella query in modo molto più comodo. Quindi in realtà questa lista non vi serve in senso stretto, perché la query è molto meglio perché è aggiornata in tempo reale. Vedete che infatti dà anche più risultati, ne dà 1255, che sono più dei 1216 elencati qui. Chiudo questa pagina e vedete insomma questi casi. Ora, a partire da quello con 10 identificativi a scendere 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e poi ovviamente 3 sono un certo numero e poi la maggior parte saranno con 2. Se io entro in uno di questi elementi, prendiamo Neofito Rodinò, allora Neofito Rodinò ha in Parsifal 3 identificativi. Vediamo se esistono ancora tutti. E il primo esiste, il secondo esiste e il terzo esiste. Come vedete sono 3 identificativi per la medesima persona. Nel momento in cui 2 di questi venissero cancellati affinché ne resti uno solo, cosa devo fare io dentro Wikidata? Devo innanzitutto modifica e poi rimuovi gli identificativi defunti in modo che ne resti uno solo. Di solito è il più antico, però insomma non è fondamentale che sia il più antico, il fondamentale è che ne rimanga uno solo. Quindi devo rimuovere quelli che sono stati appunto soppressi, ma poi devo anche dentro mix and match, vedete che qui in mix and match ci sono tutti e tre, devo anche entrare nella entry di mix and match corrispondente a quelli soppressi. Ad esempio questo è 846816, se io clicco qui su entry devo entrare qui, rimuovere l'abbinamento e marcare NA. Questo fa sì che se io non faccio questo ulteriore passaggio, se io mi limito a rimuovere per dire 84 6816 qua e faccio così e lo rimuovo, ma non faccio altrettanto in mix and match, è possibile che in futuro l'abbinamento di 846816 con questo elemento venga reimportato da mix and match dentro Wikidata, vanificando la mia rimozione che avevo fatto solo lato Wikidata. Quindi è importante che io, allo stesso modo lo vediamo anche per l'altro, che io vada qui, faccia modifica e rimuovi e poi salga all'interno dell'elemento e controlli che il mio cluster 690043, apro entry, attendo che si carichi e quando si carica vada su rimuovi. E poi, una volta che la rimozione sia stata recepita, clicchi NA. In questo modo, nell'elemento resta soltanto un identificativo valido e non ci sono rischi che gli altri due vengano reinseriti. Ovviamente, siccome adesso questi due esistono ancora, li vado a reinserire, quindi rifaccio l'abbinamento con l'elemento. In questo modo ritornano nell'elemento entrambi gli identificativi e saranno ancora visibili per chi andrà a cercare duplicati da risolvere in Parsifal. Nel momento in cui io rimuovo i due identificativi da Wikidata, automaticamente al prossimo ricaricamento di questa query, questa riga di risultato andrebbe a scomparire. Ovviamente, diciamo, da un certo punto di vista si potrebbe anche semplicemente risolvere la duplicazione in Parsifal e non risolverla in Wikidata. Quindi io potrei sopprimere tacitamente 2 dei 3 identificativi di Neofito Rodinò in Parsifal, oppure, che so, prendiamo un altro esempio, Luigi Maria Ungarelli, anche lui pare abbia 3 identificativi in Parsifal, controlliamo, giusto come ulteriore esempio,
abbiamo Ungarelli Luigi Barnabita, abbiamo Ungarelli Luigi Maria Barnabita e abbiamo Ungarelli Luigi Maria Barnabita pure con date, sì, è decisamente lui. Ora, io potrei ad esempio sopprimere questo qui e questo qua, che sono decisamente più poveri di informazioni, unendoli a questo, però senza poi rimuovere questo qui e questo qua da Wikidata. Potrei semplicemente sopprimerli, questi due, dentro Parsifal, ma lasciandoli in Wikidata. Il problema, se io faccio ciò, è che fin tanto che non vengono rimossi qui da Wikidata, questo risultato, Luigi Maria Ungarelli, resterà nella query e qualche altro catalogatore potrebbe imbattersi nel medesimo risultato e perdere tempo ad aprire questi link per poi scoprire che 2 su 3 sono stati già soppressi e quindi che non c'è più nulla da fare. Però appunto, se io li lascio presenti in Wikidata, qualcun altro potrebbe comunque rientrarci e perderci tempo inutilmente. Per questo motivo io comunque consiglio la procedura che ho suggerito, cioè sia rimuovere gli identificativi soppressi da Wikidata, quindi con modifica e poi rimuovi, sia in Mix & Match entrare nella entry corrispondente e andare a fare rimuovi e poi marcare NA. Questa è la procedura completa per far sì che l'identificativo rimosso non rientri in Wikidata. Ora, come ho fatto prima, semplicemente riabbinerò l'elemento corrispondente. Perfetto. Quindi questo è un modo per trovare cose da correggere nel proprio catalogo che Wikidata ci mostra. Queste cose da correggere che Wikidata ci mostra sono quasi sempre duplicazioni, di cui vedete c'è un'ampia messe. Parliamo di oltre 1255 casi in cui ci sono 2 o più cluster di Parsifal per un solo elemento di Wikidata allo stato attuale. Ovviamente, rientriamo un attimo in questo link, Wikidata ci può segnalare anche altre 2 casistiche, cioè conflazioni in Parsifal e cluster di Parsifal deprecati per qualche motivo. Ora, i cluster deprecati dovrebbero essere 0, infatti attualmente non ce ne sono, mentre per quanto riguarda le conflazioni sembra che ne abbiamo attualmente 2, quindi abbiamo lo stesso identificativo di Parsifal presente sia in Aristone di Ceo sia in Aristone di Chio, che sono 2 persone distinte, e vediamo se questo, sì, questo è un problema, perché questo cluster di Parsifal riguarda sia Aristone di Ceo sia Aristone di Chio, quindi vediamo un po'. Aristone di Ceo doveva essere il peripatetico, quindi il secondo è sicuramente Aristone di Chio, questo è Aristone di Chio, mentre questo qua che scrive sul modo di liberare dalla superbia è di attribuzione dubbia, secondo alcuni Aristone di Ceo, secondo altri Aristone di Chio. Ok, però forse andrebbe fatto un legame con 2 cluster distinti, Aristone di Ceo e Aristone di Chio, che infatti qua sono distinti, però poi di fatto il cluster è uno unico. Mi sa che qui c'è un problema, servirebbero 2 cluster distinti, quindi sì, qui c'è un problema da risolvere. Ok, quindi questa query ci mostra casi in cui lo stesso cluster di Parsifal è legato a 2 elementi distinti, casi in cui probabilmente appunto il cluster di Parsifal rappresenta una conflazione da risolvere. Però questi casi sono numericamente molto rari. La problematica di gran lunga più frequente sono, come si è visto, i duplicati. Bene, e quindi appunto, volendo usare Wikidata per trovare errori, in particolare duplicazioni nel proprio catalogo, si può usare queste query già pronte per Parsifal, già pronte cliccando qui su Parsifal. Per altre proprietà non ci si mette nulla ad adattare le stesse query usate per Parsifal. Si possono trovare appunto casi problematici, soprattutto duplicati da unire, ed è importante quando si unisce un duplicato
rimuovere l'ID defunto da Wikidata e anche marcarlo come NA su Mix & Match, e l'abbiamo visto. Passiamo infine a un ultimo aspetto. Dopo aver visto come usare Wikidata per trovare errori nel proprio catalogo, e quindi Wikidata come strumento per migliorare il nostro catalogo, possiamo anche cercare invece dati che in Wikidata sono proprio mancanti, come ad esempio elementi privi di occupazione, dato molto importante per noi, oppure dati che invece sono presenti ma perfettibili, ad esempio dati privi di riferimento. In particolare i riferimenti dovrebbero essere sempre presenti, perlomeno su date di nascita e di morte, ma Wikidata ha effettivamente molte date di nascita e di morte, anche di autori di nostro interesse, senza riferimento. Migliorare questi dati presenti in Wikidata ci consente, ad esempio, se riutilizziamo nel nostro catalogo i dati di Wikidata tramite l'Authority Box o con altri mezzi, di riutilizzare dati di migliore qualità, o banalmente di avere dei dati da riutilizzare che, se noi non aggiungessimo, proprio non ci sarebbero dentro Wikidata. E quindi appunto abbiamo qui una serie di query che ci consentono di trovare elementi bisognosi di migliorie e possiamo appunto utilizzarle. Prendiamo ad esempio la prima, elementi di autori del 700 presenti in Parsifal, presenti in SBN, che in Wikidata hanno una data di nascita, tuttavia questa data di nascita al momento non ha un riferimento. Apriamo la query in qualche decina di secondi si andrà a caricare e poi vedremo un esempio o due di elementi da migliorare. Magari nel frattempo mi apro anche un'altra query, cioè autori del 700 privi di un'occupazione, così nel frattempo si carica anche questa, vediamo quale delle due si carica per prima. Quelli senza occupazione. Benissimo, allora prendiamo un esempio di elemento senza occupazione, Cornelio Pepoli. Cornelio Pepoli, che ha questo simpatico pseudonimo, Crateio Erasiniano, che essendo peraltro uno pseudonimo, questo qui come si può vedere non è lui, se è morto nel 1707, quindi si può rimuovere. Crateio Erasiniano è uno pseudonimo, in quanto pseudonimo è meglio aggiungerlo anche a parte, quindi mentre intanto metto l'ISNI, metto il genere maschile, pseudonimo è anche meglio aggiungerlo come proprietà apposita, Crateio Erasiniano, così come mi serve anche aggiungere il titolo nobiliare, Conte, che ho intravisto, citato da Parsifal stesso, ma anche dalla Vaticana. Molto bene. Cos'altro si può dire su questa persona? Sicuramente ha scritto in italiano. Ottimo. E poi cosa si potrebbe dire della sua occupazione? Allora, la Library of Congress, ad esempio, ce lo presenta come poeta, aristocrat and poet. Sì, poeta. Oltre che appunto Conte, cosa che già sappiamo. Quindi, usiamo la Library of Congress come fonte per dire che è un poeta, ma prima dobbiamo dire che è un poeta. E quindi scriviamo che è un poeta. Le fonti per il suo anno di nascita e anno di morte attualmente sono Pust, che però è citato con questo indirizzo, che non è la cosa più elegante, quindi attualmente lo toglierei, e la Vaticana sistemiamolo aggiungendo la data di consultazione. Stessa cosa per la data di morte, anche qua togliamo l'indirizzo Pust, che è poco elegante, e sulla Vaticana mettiamo la data di consultazione. La Vaticana mi dice anche che è Conte e quindi posso incollare su Conte la indicazione della Vaticana e sullo pseudonimo, perché mi dice che questo è il suo pseudonimo, siccome usa Conte al maschile direi anche su maschio. Perfetto, mentre poi la Library of Congress la incolliamo su poeta, e vabbè anche la Library of Congress dà gli anni, quindi incolliamo la Library of Congress di nuovo sugli anni, e poi si può aggiungere qui, problema di caricamento, scusate,
Ritentiamo. Oibò, di nuovo. Vabbè, allora, Conte e Poeta, 1708-1777. E poi lo stesso anche sull'inglese, quindi modifica, Count and Poet. E in questo modo abbiamo aggiunto un'occupazione mancante. Possiamo vedere un altro esempio, Everardo Audrich. Everardo Audrich, di cui abbiamo anche un'attestazione qui nella BNE, e poi no, quelli che si chiamano Pietro Soderini ovviamente non sono lui e vanno rimossi, via. Ottimo. Allora, beh, qui abbiamo una voce del DB. Ah, abbiamo anche un'etichetta in latino che dobbiamo assolutamente valorizzare da parte della Vaticana. Aggiungiamo l'etichetta in latino e poi niente, usiamo il DBI come fonte. Quindi, secondo il DBI, è nato il 19 settembre 1715, però vedete il DBI citato come URL, non è la cosa migliore, lo rimuoviamo e poi lo riaggiungiamo meglio. Nato a Livorno, vediamo se infatti si è nato a Livorno, morto nel 1801 a, non abbiamo questa informazione attualmente, a Firenze. Aspettate che aggiungo anche l'ISNI, ecco, ed è morto a Firenze. Ha scritto in italiano ma anche in latino, quindi italiano, italiano, latino, latino, perfetto. Cosa faceva? La voce è breve, si legge facilmente, era un padre scolopio e fu un insegnante, sì, insegnante e padre scolopio, quindi ordine religioso scolopi e l'occupazione è insegnante. A questo punto usiamo il DBI come fonte su tutto, quindi copiamo il DBI come fonte, come vedete, risaliamo nell'elemento, ordine religioso scolopio, occupazione docente, luogo di morte Firenze, data di morte 1801, nato a Livorno nel 1715 e genere maschile. E a questo punto, volendo, possiamo anche aggiornare le descrizioni. Scolopio, 1715-1801, e in inglese Piarist, 1715-1801. Vabbè, italiano, per quanto un po' ante litteram, però comunque Italian, Piarist, Scolopio italiano. Benissimo, abbiamo visto due casi di aggiunta di occupazione. Molto similmente possiamo vedere anche, nel frattempo si sarà caricata, la query con la data di nascita senza riferimento. Vediamo almeno un esempio e volevo vedere questo qui, Cosimo Comidas da Carbognano, che scopriamo essere un chierico e filologo armeno, peraltro qui ci manca, mettiamolo anche sull'inglese, le date. Vedete che le date sono sostenute, vabbè, da Mutual Art, che non è la fonte migliore di questo mondo, ma anche dalla Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, e anche dalla Nazionale Spagnola, e anche da Parsifal, quindi abbiamo delle buone fonti per le date, ma ciò nonostante qui abbiamo soltanto il secolo di nascita e non abbiamo la data di morte, quindi qua lo dobbiamo proprio aggiungere. Poi abbiamo occupazioni grammatico e sacerdote, ma entrambe senza fonte. Abbiamo un VIAF, che forse è l'unico, spero bene che sia l'unico, vediamo un attimo. Probabilmente sì, non ci sono duplicati nel VIAF, però facciamo un controllo. No, no, c'è un duplicato nel VIAF. Anzi, ce ne sono quattro, però questi due della Vaticana potrebbero essere cose che il VIAF malinterpreta, quindi li lascerei stare. Questo qui del GND invece è sicuramente un duplicato, quindi questo qui lo aggiungo e poi mi assicuro anche di estrarne il GND corrispondente. Eccolo qua.
Niente, torniamo alle nostre fonti per quanto riguarda gli anni di nascita e di morte. Volevo dare un'occhiata al SUDOC, quindi a IDREF, eccolo qui, che mi dice 1749-1807, viaggiatore, secondo loro, italiano. Viaggiatore, quindi. Beh, viaggiatore può essere un'ulteriore occupazione. Effettivamente ha descritto anche la Costantinopoli, quindi ci può stare, aggiungiamoci anche viaggiatore, che è un'occupazione legittima, persona che viaggia. Poi modifichiamo questo XVIII secolo in 1749 e aggiungiamo una data di morte al 1807. Salviamo e come sempre ricarichiamo la pagina. La nostra fonte è IDREF, copiamo IDREF come fonte, risaliamo nell'elemento, lo incolliamo su viaggiatore 1807-1749, concordanza al maschile, quindi anche sul genere maschile. Proviamo a vedere per caso in Google se abbiamo delle biografie più estese di questa persona. Dunque, beh, già qui pare esserci qualcosa di interessante. Scopriamo che è nato a Istanbul, a quanto pare. Nato a Istanbul da una famiglia armena convertita al cattolicesimo. Dragomanno dei governi dei Borboni. E, ok. Beh, abbiamo anche un full text, a quanto pare, quindi forse troviamo ancora più informazioni. Ok, qui mi li dà le date di nascita, sì. E parla di una morte nel 14, che forse è più aggiornata allora. Questa è una fonte, direi, più attendibile rispetto ai DREF, per cui io darei una priorità a questa. Anzi, la aggiungerei proprio come descritto nell'URL, perché comunque parla esattamente di lui. Ricordiamo, descritto nell'URL vorrebbe un qualificatore di lingua, che è l'italiano. Aggiungiamo quindi qui 1814 con motivo di classificazione come preferito, con motivo di classificazione preferita, fonte ritenuta maggiormente attendibile, perché questo articolo comunque è un articolo scientifico, rispetto a un catalogo di biblioteca è comunque di attendibilità maggiore in linea di massima. Copiamo la fonte e la incolliamo. Ah, scusate, non ho messo che è nato a Istanbul, quindi aggiungiamo anche che è nato a Istanbul. Eccolo qui. Ricarichiamo ancora una volta e aggiungiamo questa fonte almeno sui dati anagrafici. Quindi copiamo l'indirizzo. Aggiungiamo su 1814, su Istanbul e sul 1749, ovviamente anche su, vabbè, maschio, abbastanza scontato. A questo punto possiamo anche modificare le descrizioni di conseguenza, siccome riteniamo 14 preferibile, anche qui mettiamo 14. Potremmo vedere anche se eventualmente si trovano altre fonti. Questo dà comunque 14 a quanto pare, ma pare che in realtà la fonte principale sia proprio questo articolo sul sito dell'Università di Messina. Proviamo anche eventualmente aggiungendo la data di nascita, 49, in realtà sarebbe post 1807, quindi appunto 1807 come errore nasce dal fatto che lui era morto post 1807, quindi abbiamo anche una genesi dell'errore plausibile. Ok, direi che quindi è abbastanza chiaro che è morto nel 14, nonostante molti cataloghi dicano 1807, compreso Parsifal, che andrebbe a questo punto verosimilmente modificato. Non ci sono duplicati in Parsifal, vero? Giusto per controllo, no, non ci sono duplicati in Parsifal e appunto andrebbe eventualmente modificata la data di morte, che infatti, se ricordate, nel GND era corretta, perché il GND ha effettivamente
un'ottima scheda, devo dire davvero ottima, e ha una data di nascita al 1814, un ottimo lavoro, non c'è che dire. Ha pure il padre, ah no, il nonno Keumurjan Gomidas, che volendo si potrebbe ad esempio legare a lui in Wikidata. Devo dire davvero un ottimo lavoro quello del GND. Bene, e in questo modo quindi abbiamo anche visto come trovare elementi di Wikidata bisognosi di essere migliorati, e ce ne sono moltissimi, veramente a centinaia, e come si può migliorare un elemento di Wikidata. Sostanzialmente si cercano delle fonti che contengano le informazioni mancanti o le informazioni già presenti ma prive di fonte, e si aggiungono a queste fonti. Fonti che possono essere identificativi, già presenti nell'elemento, oppure possono essere siti esterni che, come avete visto, si aggiungono o con URL di riferimento, oppure se la fonte tratta per esteso l'entità, si mette descritto nell'URL e poi da descritto nell'URL si usa il tasto di copia e poi si incolla il riferimento. E con questo sostanzialmente si concludono le cose che avevo mostrato in occasione di questo corso. Ovviamente rimando anche a questo articolo, che vedete linkato qui, in cui tratto sia la storia dell'attività svolta nel corso del tempo in Wikidata per collegare, riconciliare le voci di autorità delle biblioteche della rete URB, perlomeno di alcune di queste biblioteche che avevano un authority file liberamente accessibile online, e al tempo stesso in questo articolo si trova anche una trattazione teorica di questi tre punti fondamentali, cioè l'importanza per le biblioteche di ricevere segnalazioni di errori, di usare Wikidata per trovare attivamente errori e, se possibile, anche migliorare attivamente Wikidata per poter poi ricavare da Wikidata dati di qualità maggiore. E quindi appunto in questo articolo vediamo in particolare, al di là dell'abstract e del primo breve paragrafo, a partire dal paragrafo 2 ci sono cenni storici alla collaborazione tra la comunità di Wikidata e catalogatori della rete URBE, e soprattutto da pagina 11 del PDF, paragrafo 3, ci sono riflessioni invece di carattere astorico, insomma, di validità generale, e in particolare al punto 3.1 l'importanza della ricezione di segnalazioni di errore da parte della comunità di Wikidata e non solo, in realtà da parte di qualunque consultatore del catalogo. 3.2 l'importanza di usare attivamente Wikidata per trovare errori nel proprio catalogo, in particolare duplicazioni, quindi identificativi molteplici che devono essere tra loro uniti, e infine al paragrafo 3.3 la possibilità per i catalogatori di migliorare la qualità dei dati di Wikidata per poi ad esempio usare dei dati di qualità migliore nei loro authority box. Con questo si conclude la mia presentazione, che riprende quanto visto nel corso della giornata di martedì, e ci sentiremo presto per ulteriori migliorie sia a Wikidata sia ai cataloghi che con Wikidata si relazionano. A presto!